È il 26 giugno 1963. John Fitzgerald Kennedy è in visita ufficiale a Berlino Ovest. Solo due anni prima era stato eretto il celebre muro che fino al 1989 dividerà la città tedesca e che diventerà uno dei simboli della Guerra Fredda. Il presidente degli Stati Uniti tiene un discorso in cui attacca l'Unione Sovietica, invitando sarcasticamente i simpatizzanti comunisti a venire a Berlino per conoscere di persona il dramma di vivere in una città divisa. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. Kennedy riesce a costruire un forte rapporto emotivo con i 450.000 berlinesi presenti e decide all'ultimo momento di chiudere la sua orazione con parole fuori programma che infiammano il pubblico, una frase in tedesco che rimarrà nella storia. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Tra poco, Meia, guerre di confine. La triste storia del confine orientale d'Italia. I campi di concentramento, le foibe, l'esodo dei profughi. Io credo che non si possa parlare di foibe senza parlare anche di cosa è accaduto prima, ma non si può neanche parlare di ciò che è accaduto prima come giustificazione delle foibe.